Il mal di schiena è un problema molto diffuso nella popolazione. Chiunque di noi ha avuto almeno una volta nella vita un problema di questo genere, quello che si dice un blocco lombare. Sono rimasto bloccato è una cosa che il medico di famiglia sente spesso dire ai propri pazienti. L'indicazione chirurgica nel mal di schiena è limitatissima, nel senso che quasi nel 90% dei casi il trattamento ideale non è chirurgico, ma è conservativo, cioè si utilizzano i farmaci, si fa la fisioterapia, qualche volta si utilizzano dei busti e quasi sempre è necessario modificare un po' il proprio stile di vita, per esempio riducendo il peso, facendo un po' più di movimento, smettendo di fumare, eccetera. Un 10-15% dei casi invece il mal di schiena ha un'origine organica. Questa origine può essere per esempio un'ernia del disco, può essere un collasso di un disco, può essere una instabilità di una vertebra, può essere un'infezione, può essere un tumore. Solo in queste circostanze, solo in questi casi, la chirurgia può essere utile e può aiutare a risolvere il problema. Più recentemente abbiamo individuato una nuova categoria di scoliosi, che è la scoliosi dell'adulto, che è una scoliosi che parte da una degenerazione discale. Questa degenerazione discale, nell'arco di 4-5 anni, crea una vera scoliosi, con perdita di allineamento della colonna vertebrale anche sul piano laterale. Questi pazienti, quando non hanno beneficio dal trattamento conservativo, possono essere trattati chirurgicamente con una chirurgia impegnativa, ma che può dare degli ottimi risultati.